Dal 6 al 9 ottobre il Teatro Pergolesi di Jesi si è trasformato in set cinematografico per le riprese del film Il Compleanno di Marco Filiberti, con Alessandro Gassman come protagonista. Una produzione Zen Zero con la collaborazione della Fondazione Pergolesi Spontini ed il sostegno della Marche Film Commission. Dopo la sua opera d'esordio dal titolo poco più di un anno fa, selezionata nel 2003 al Festival Internazionale del Cinema di Berlino, Marco Filiberti, che si dice innamorato delle Marche, sceglie con convinzione il fascino del Pergolesi come set della sua opera seconda, Il Compleanno, appunto, di cui firma sceneggiatura originale e regia. Nel cast, oltre al celebre protagonista, attori di comprovata bravura come Maria De Medeiros, Massimo Poggio, Michela Cescon, Cristo Civcov, Piera degli Esposti e per la prima volta sullo schermo il giovane Tiago Alves. La produzione Zen Zero di Agnes Trincal e Carolyn Locardi ha iniziato le riprese del film a settembre sul litorale di Sabaudia, ma ambienta proprio nel teatro jesino le scene d'apertura. Il film si apre, spiega il regista, con una rappresentazione del Tristano Isotta di Wagner e racconta di un appuntamento con il destino. La Fondazione Pergolesi Spontini ha realizzato le scenografie avvalendosi di maestranze marchigiane. La produzione ha scelto le comparse nel territorio jesino, un appuntamento importante per gennaio. Proprio Gassman aprirà la stagione di prosa del Pergolesi con La parola ai giurati, intenso spettacolo teatrale che induce a riflettere sul tema della pena di morte. Qual è stato il motivo che vi ha portato innanzitutto a scegliere questa location per l'incipit e quali sono stati i contatti che poi avete preso con la città e con la fondazione Pergolesi? Direi che il teatro Pergolesi si è imposto da sé, prima di tutto al regista Marco Filiberti, che è stato abbagliato non dalla luce del sole, ma ben delle bellezze, della raffinatezza di questo teatro. E in seguito noi, in quanto produttrice, dall'accoglienza e dalla professionalità veramente dei nostri interlocutori all'interno del teatro, nella persona dell'amministratore William Graziosi e del direttore tecnico Benito Leonori. Quindi più di così è una destinazione che si è imposta a noi. Quali sono le scene, che si svolgeranno qui nel teatro? Veramente, finiamo le riprese in questa settimana con le scene d'apertura della sceneggiatura del film. E quindi sono scene di una rappresentazione teatrale, una rappresentazione dell'opera lirica del Tristano e Isotta. E quindi abbiamo i nostri protagonisti che sono Alessandro Gassman, Maria De Medeiros, Massimo Poggio, Michela Cescon, assistono e Cristo Givkov che sta anche in un palco diametralmente opposto a loro e si incontrano lì a Teatro Pergolesi per assistere a una rappresentazione. Queste pone i personaggi, capiamo loro sfumature, loro caratteri. Si può pensare ad una prima qui a Jesi del film? Noi ce lo auguriamo, è un discorso che rimane tutto da sviluppare al momento dell'uscita del film, insieme al distributore, un'uscita nelle Marche a Jesi, una prima regionale nelle Marche, ben volentieri, anzi noi appoggeremo questa possibilità con gran piacere. E poi l'uscita nazionale è un altro discorso che con altri. Un'ultima domanda, come vi è sembrata la città e i contatti che avete avuto, ecco, qui nelle Marche? Per noi la città è meravigliosa, c'è una pace tra i suoi abitanti, già nei suoi paesaggi, che tra l'altro se noi abbiamo delle ricadute sul territorio, devo dire che il territorio ha una ricaduta positiva sullo spirito e finiamo in grande serenità già per il lavoro compiuto e per il luogo. Quindi noi ci sembra veramente adatta, non vediamo l'ora di tornare.